Ciao, buona domenica. Il tempo non inizia proprio in maniera eccezionale, c'è questa mattinata un po' uggiosa, un po' di nebbia, ma le previsioni danno bel tempo, sole in mattinata e anche per domani il tempo non dovrebbe essere male. E cosa c'è questa mattina da importante? Cosa succede a Chioggia questa mattina? Allora, bene, innanzitutto c'è dalle 9 alle 12 la possibilità di fare uno screening cardiologico organizzato dall'associazione Cuore Amico. Ci sarà anche il primario Roberto Valle ed è un evento che viene fatto da molti anni e consiglio, andiamo tutti a farci una visitina, non si sa mai, insomma, quindi andremo anche lì a fare due riprese tra poco e quindi vi proporremo questo evento. Poi sempre a Chioggia, in centro storico a Chioggia, a Vigo, l'associazione Arte Amare Chioggia organizza sempre quell'evento di una dimostrazione artistica, sempre collegata all'ambiente e alla natura, e vedremo anche questa mattina, faremo una capatina, speriamo che ci sia il sole, e vi proporremo le immagini di questa ciclico appuntamento di questa associazione. Mentre a Cavanella d'Adige, sempre dalle 9 alle 12, scusate, alle 11.30 a Cavanella d'Adige c'è nel compendio di Corte Salasco c'è la inaugurazione della biblioteca organizzata appunto dall'associazione Anteas del signor Mario Morandi, che facciamo i complimenti, che si è sempre impegnato al massimo per rilanciare il compendio di Corte Salasco, che praticamente è rimasto inutilizzato, quasi inutilizzato per molti anni. Un compendio molto bello, sono stati regalati ben 1500 libri. Anche lì dovremmo riuscire a fare qualche ripresina, poi a proporvela. Vi ricordiamo che oggi la Unione Cludense è in trasferta a Sant'Ambrogio e Valpolicella e avremo il nostro amico Enrico Veronese, che ci aggiornerà praticamente in tempo reale sull'andamento della squadra, a cui facciamo i scongiuri che continui il trend positivo che sta facendo fino adesso. Ecco, una piccola precisazione. Ieri voi sapete che abbiamo anche una pagina così dove vengono segnalati un po' le irregolarità, gli abusi, e un cittadino aveva segnalato un operatore di Veritas che a suo avviso rimaneva in ozio per molti minuti, parlava di 15-20 minuti a guardare il telefonino. Ecco, noi abbiamo pubblicato quel commento, quel post con riserva, e però specificando che insomma dalle conoscenze che abbiamo gli operatori Veritas, la stragrande maggioranza di loro sono molto professionali, tutti uomini e donne, e sono sempre molto attenti alle pulizie, si impegnano tanto, sono purtroppo oggetto spesso di critiche, ma la maggior parte delle volte queste critiche a nostro avviso sono del tutto esagerate, per esempio non dovrebbero essere dirette agli operatori Veritas. Per esempio, c'era una signora che criticava il fatto che nelle callette strette di sottomarina gli spazzini non vanno a pulire, ma non è compito degli spazzini, perché lo spazzamento delle calli di sottomarina, solo per fare un esempio, non fa parte del contratto di servizi che Veritas ha col Comune di Chioggia. I residenti di sottomarina che vogliono l'essero, che dicono ma anche noi paghiamo le tasse, anche noi vogliamo le calli pulite, dovrebbero andare dal sindaco e chiedere che gli vengano pulite e non prendersela con gli operatori. Questo è solo un esempio. Ecco, poi come abbiamo suggerito ieri, se qualcuno dovesse vedere un operatore Veritas che facesse qualche comportamento scorretto, abbiamo tutto un telefonino, fotografare la targa e segnalarlo alla direzione di Veritas. Ecco, quindi io poi tra l'altro il post è stato cancellato dallo stesso autore, e io rinnovo assolutamente la fiducia negli operatori di Veritas, che sono sinceramente molto professionali. Vi ricordo che certe volte hanno delle mole di lavoro non indifferente. Non mi riferisco solo alle alluvioni, quando viene l'acqua alta, molto alta, ma anche quando per esempio ci sono delle manifestazioni tipo il carnevale, che la città viene praticamente sotto stress dal punto di vista di pulizia, e loro sono sempre attivi e molto, molto precisi nelle pulizie. Quindi complimenti agli operatori di Veritas. Ciao, anche questa mattina siamo al distributore Amico 14, quel distributore dove il metano è quello che viene conservato allo stato liquido, ha una risa energetica maggiore e inquina molto meno, in più continua il concorso Vinci un premio di metano. Anche ieri il numero 4 uscito sulla rotta di Venezia ha vinto il piano di metano. Quindi cosa aspettate? Venite al distributore Amico 14.
Contrariamente a quello che avevamo indicato nel telegiornale di ieri, l'evento di quella persona che era andata molto in escandescenza a Vigo facendo degli atti abbastanza così poco civili, non era collegata con la rissa che c'è stata il giorno dopo al pronto soccorso di Chioggia. In realtà al pronto soccorso c'è stato così un'aggressione, una rissa, un confronto tra donne e donne che avevano una relazione tra di loro, e poi questa relazione una di loro ha lasciato l'altra per andare con un altro partner e quando si sono trovati al pronto soccorso la situazione è degenerata, c'è stato anche l'intervento della polizia. Queste altre notizie, approfondimenti sul telegiornale del pomeriggio di cui vi aspettiamo e pubblicheremo più tardi. Ciao e a presto.